Allora, come vi dicevo, iniziamo riprendendo alcuni degli argomenti che abbiamo introdotto nella scorsa settimana, perché è opportuno, insomma, che su queste regole di programmazione e di attuazione dei fondi, proviamo a fare una panoramica, insomma, il più possibile, esaustiva. Ricordate, nelle prime due parti, dello scorso webinar abbiamo introdotto il quadro normativo dei fondi 2021-2027. E quindi abbiamo parlato del regolamento comune, sui fondi, in particolare sui fondi strutturali. Abbiamo introdotto i due regolamenti più importanti, insomma, per noi in questa sede, che sono il regolamento del FESR e il regolamento dell'FS Plus 2021-2027, e abbiamo fatto un cenno alle strategie generali di intervento, alle grandi missioni dei fondi nel periodo di programmazione 2021-2027. Nella seconda parte poi siamo entrati nel merito, ricordate, degli obiettivi specifici previsti dai regolamenti del FESR e dell'FSE Plus. La ricognizione sugli obiettivi specifici è una ricognizione importante perché poi quegli obiettivi noi li troviamo tali e quali nei programmi, nei nostri programmi regionali e nazionali, e diciamo, rispetto a quegli obiettivi devono essere poi coerenti le azioni che in questi programmi sono identificate. Questa terza parte che ci rimane, noi parleremo un po' dei processi e degli attori principali che si occupano dell'attuazione dei fondi 2021-2027. Quindi iniziamo da alcuni elementi che sono elementi per noi non strettamente operativi, ma che comunque dobbiamo conoscere perché poi tutta la programmazione regionale e nazionale in particolare su questi elementi si fonda. Ecco, innanzitutto volevo mostrarvi rapidamente la struttura del regolamento comune dei fondi di cui abbiamo parlato, diciamo, nello scorso webinar. Ecco, chi si occupa di fondi deve avere questo regolamento sempre a portata di mano. Abbiamo visto, in particolare parlando di PNRR, come sia un po' penalizzante, come renda difficile, insomma, muoversi, orientarsi, il fatto che noi non abbiamo dei testi di disposizione comuni, ma abbiamo, diciamo, una serie di disposizioni un po' frammentate, insomma, le varie circolari del MEF, i decreti legge, diciamo, e così via. Questo è fisiologico perché il PNRR è uno strumento nuovo, di nuova fondazione, però questo oggettivamente pone delle difficoltà poi a chi deve usare i fondi del PNRR, nel senso che bisogna avere, come dire, a portata di mano, insomma, e conoscere una serie di disposizioni un pochino frammentate. I fondi hanno una storia di attuazione molto lunga, diciamo che affonda le radici, insomma, negli anni Ottanta, e quindi le cose sono più sistemate. E in particolare il regolamento comune è un documento per noi, per chi si occupa dei fondi, molto importante perché ci dà un quadro di disposizioni generali e specifiche che poi ci possono orientare anche, come dire, nel lavoro più di dettaglio, insomma, più concreto che noi facciamo. E quindi io, ecco, qui mi limito un pochino a elencarvi i titoli, cioè le grandi parti, diciamo, del regolamento comune, perché poi questo ci serve anche per la discussione che stiamo avviando. In particolare io ho il primo titolo, Obiettivi e regole generali del sostegno. In questa parte, ad esempio, ci sono i cinque grandi obiettivi strategici di cui abbiamo parlato nello scorso webinar. Il secondo titolo è relativo all'approccio strategico e quindi ci introduce la funzione dell'accordo di partenariato, questo documento nazionale di orientamento strategico che anche noi naturalmente abbiamo come Stato membro e ci introduce ad alcuni temi come condizioni abilitanti, performance framework, su cui un breve cenno fra poco lo spenderemo. Il terzo titolo riguarda la programmazione, cioè quali sono i contenuti dei programmi che poi permettono di attuare l'approccio strategico e gli obiettivi generali dei fondi. Il quarto titolo è relativo a monitoraggio, valutazione, comunicazione e visibilità. Come sapete,
Queste sono delle funzioni molto importanti nei fondi che ci permettono di seguire progressivamente l'esecuzione, sia nei suoi requisiti, aspetti di rispetto dei tempi e di efficienza, sia nei suoi requisiti di ottenimento di risultati e di impatti. In particolare, noi abbiamo un'attività istituzionalizzata di valutazione dei fondi. Poi piano piano su questo torneremo e metteremo a fuoco in maniera più dettagliata. In questo titolo, vedete, c'è anche un capitolo che riguarda il tema della visibilità, della trasparenza e della comunicazione. L'Unione Europea, la Commissione Europea chiede attraverso questi regolamenti di essere pienamente trasparenti e quindi di dare ampia diffusione, per esempio, a chi sono i beneficiari dei fondi, e chiede anche che ci sia visibilità del contributo comunitario, cioè che quando si utilizzano i fondi, allora, per esempio, nell'ambito di un'operazione che può essere di lavori pubblici, ma può essere anche di servizi, ecco, allora la Commissione Europea chiede che vi sia una chiara riconoscibilità del fatto che alla realizzazione di quell'operazione hanno contribuito i fondi. Il quinto capitolo è relativo al supporto finanziario dei fondi e quindi parla di come l'Unione Europea articola le sue fonti di finanziamento, in particolare a valere sui fondi strutturali. Il sesto riguarda la gestione e il controllo, e qui vengono introdotti questi aspetti importanti, sia dei sistemi di gestione e controllo. Come sapete, tutti questi programmi devono essere basati sul funzionamento di un sistema di gestione e controllo, ovvero su un insieme di processi e di organizzazione che servono a rendere ordinato, continuativo e trasparente, sano da un punto di vista finanziario, come si dice, sana da un punto di vista finanziario, l'attuazione dei fondi. Abbiamo un titolo che riguarda gestione finanziaria, conti e correzioni finanziarie, e questo ci dice come avviene la gestione finanziaria, per esempio, quali sono i prefinanziamenti, come funziona l'attuazione in fase di realizzazione, diciamo, degli interventi, quali sono i saldi finali che vengono garantiti ai beneficiari degli interventi. In questa parte c'è anche il capitolo del famoso disimpegno automatico, una regola, diciamo, già stabilita, insomma, almeno da un paio di cicli di programmazione, per cui se gli stati membri non spendono, se i programmi non spendono, allora, insomma, entro 3 anni questo poi lo vedremo con più dettaglio. Entro 3 anni dall'anno in cui le risorse a cui le risorse sono state assegnate, ecco, se quelle risorse non vengono spese entro 3 anni, allora vengono disimpegnate e tornano al bilancio comunitario. E abbiamo poi nell'ottavo titolo, quadro finanziario, le risorse definite in particolare per quanto riguarda FESR e FSE Plus con i relativi tassi di cofinanziamento. Ecco, quindi ripeto un pochino il mio invito, insomma, questa è soltanto un po' una panoramica, insomma, sulla struttura del regolamento, però chi di noi si occupa di fondi deve avere presente che questa è una fonte molto importante, diciamo, di informazione, di conoscenza sul modo in cui i fondi, in particolare i fondi strutturati, lavorano. Ecco, non so, diciamo, quanti di voi, cioè, immagino una buona parte di voi ha esperienza su, diciamo, sulla passate programmazioni dei fondi. Qui mi limitavo, insomma, a ricordare che nel 21-27 ci sono state alcune semplificazioni da parte del regolamento, insomma, dell'Unione Europea, del regolamento comune dell'Unione Europea. Mi limito a ricordarne due che hanno un risvolto operativo, maggiormente operativo, insomma, in particolare per i beneficiari pubblici, che sono quelli relativi a grandi progetti e progetti generatori di entrate. Allora, ripeto, chi di voi si è occupato di programmazione in passato sa che i progetti superiori a 50 milioni di euro, per essere approvati, dovevano essere sottoposti ad un percorso, una procedura specifica.
Per cui l'amministrazione titolare del programma, di fronte a questo progetto, doveva fare uno studio di fattibilità e doveva presentarlo alla Commissione europea. La Commissione europea lo esaminava e faceva la cosiddetta conferma della domanda di finanziamento. Cioè diceva questo grande progetto va bene o non va bene, in questo caso correggetelo, se va bene allora io confermo il finanziamento. Insomma, era una procedura abbastanza, come dire, onerosa, insomma, dal punto di vista del tempo, insomma, dei costi amministrativi, aveva un suo significato, nel senso che, come dire, stabiliva un collegamento più diretto con la Commissione di fronte a progetti di particolare rilevanza, insomma, di particolare dimensione finanziaria. Ecco, però, nel 21-27, per semplificazione, i grandi progetti sono stati, eliminati. Lo stesso vale per i progetti generatori di entrate. Nei passati periodi di programmazione, il finanziamento dei progetti che generavano utili in fase di gestione, aveva un percorso particolare. Cioè, immaginate ad esempio che, su un programma, cofinanziato dai fondi, si stesse realizzando, una infrastruttura di trasporto, poniamo. Questa infrastruttura di trasporto in fase di gestione naturalmente prevedeva delle entrate, prevedeva delle tariffe applicate ai viaggiatori. Allora, mi rendo conto che l'esempio non è dei più felici perché le infrastrutture di trasporto non generano utili, in generale, non sempre. Allora il ragionamento era, se in fase di gestione le entrate sono nette, cioè superano le uscite necessarie a gestire quell'intervento, allora le entrate nette attualizzate nel corso di un periodo, poniamo di 20 anni della gestione, ecco, le entrate nette attualizzate dovevano essere sottratte al costo del finanziamento per determinare la spesa ammissibile. Cioè, in sostanza, diceva l'Unione Europea, io ti copro, ti finanzio soltanto la parte dell'investimento che poi non è coperta da entrate in fase di gestione. Questo era un principio in linea di, come dire, in linea di massima utile, necessario, insomma, per ottimizzare, diciamo, la spesa, insomma, per ottimizzare l'intervento pubblico, ma era di difficilissimo monitoraggio, si è rivelato quasi inosservabile sostanzialmente. E quindi per semplificare nel 2021-2027 questa tabella delle entrate, dei progetti generatori di entrate, entrate nette in particolare, non esiste più. Sono piccole semplificazioni, insomma, che soprattutto per le amministrazioni più grandi però possono significare un risparmio di tempo. Un altro aspetto che pure è opportuno che noi conosciamo, anche se non ha dei risvolti immediatamente operativi, è quello delle condizioni abilitanti. Che sono queste condizioni abilitanti? In sostanza, in allegato al regolamento, ci sono una serie di temi che devono essere rispettati, che devono essere implementati dagli stati membri perché il programma possa essere effettivamente attuato. Ad esempio, parto, vedete, a titolo esemplificativo, dalle condizioni abilitanti cosiddette orizzontali, cioè relative ai programmi nel loro complesso, efficaci meccanismi di controllo del mercato degli appalti pubblici. Ad esempio, qui diceva la Commissione, per realizzare i programmi è necessario che vi sia un riordino, per esempio, di alcune disposizioni in materia di appalti pubblici. Quindi, se volete realizzare il programma, è obbligatorio che voi facciate queste riforme, che introduciate questi dispositivi di miglioramento. La stessa cosa, per esempio, vedete, strumenti e capacità per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Ad esempio, la condizione abilitante, prevedeva che per migliorare le norme in materia di aiuti di Stato era necessario, ad esempio, istituire un registro nazionale degli aiuti. Insomma, quindi delle regole da rispettare perché il programma possa effettivamente essere attuato. Questo
Questo c'era già nel 14-20. Nel 21-27 viene confermato, le condizioni abilitanti sono un pochino in numero minore, però poi c'è una novità, nel senso che nel 14-20 le condizioni abilitante dovevano essere rispettate, cioè gli stati membri dovevano dimostrare di averle rispettate all'inizio del periodo. E poi, una volta, diciamo, dimostrata, giustificata, diciamo, il rispetto di queste condizioni, non se ne parlava più. Invece del 21-27, queste condizioni, il rispetto di queste condizioni, deve essere monitorato e applicato durante tutto il periodo del programma. E questo è un impegno rilevante. Le conseguenze per il mancato rispetto delle condizioni abilitanti sono serie, nel senso che dice il regolamento, dice la Commissione europea, se voi a livello di programma non dimostrate di avere rispettato queste condizioni abilitanti, allora gli obiettivi, la spesa relativa agli obiettivi di riferimento più diretto per queste condizioni non sono rendicontabili. Cioè, finché non avete risolto il problema, non paghiamo le spese associate agli obiettivi, ripeto, su cui hanno impatto queste condizioni abilitanti. Ad esempio, faccio un paio di esempi che ci sono più vicini. Una delle condizioni abilitanti, in particolare tematiche, cioè che agiscono su settori specifici del programma, ad esempio, è la pianificazione aggiornata della gestione dei rifiuti. Su questo c'è una querela, insomma, molto antica, insomma, con la Commissione, ci sono anche delle gravissime procedure di infrazione. Allora, dice la Commissione, se voi non dimostrate che questa condizione è soddisfatta, naturalmente qui stiamo commentando dei titoli, però poi sotto questi titoli ci sono cose precise da fare, dispositivi precisi da rispettare. Dice la Commissione, se non avete, nel caso specifico, una pianificazione aggiornata, complessiva, comprensiva della gestione dei rifiuti, allora la spesa fatta sugli obiettivi specifici relativi alla gestione dei rifiuti, io non la pago, almeno fino a quando non avete risolto il problema. Lo stesso caso, per esempio, è quello della pianificazione degli investimenti nel settore idrico e delle acque reflue. Dice la Commissione, o avete un piano su questo, oppure finché non l'avete, non pago, diciamo, la spesa effettuata sugli obiettivi specifici di riferimento. Queste condizioni abilitanti valgono per il paese, alcune valgono per il paese nel suo complesso, e quindi se sono soddisfatte a livello nazionale lo sono anche a valle. Altre invece sono relative a livello regionale e proprio gli esempi che ho fatto devono essere relativi a livello regionale. Questo è un aspetto importante, diciamo, non è pienamente operativo, diciamo, a questo livello, ma lo è anche nel senso che se per esempio l'amministrazione regionale non soddisfa delle condizioni abilitanti di questo tipo, per esempio relative alla gestione dei rifiuti, per esempio relative alle risorse idriche, questo significa che finché quel problema non è risolto, anche a livello di beneficiari, noi non avremo una spesa ammissibile a valere sul programma operativo. Però nel momento in poi in cui si dimostra che la condizione è soddisfatta, la Commissione accetta anche le spese pregresse, naturalmente, le spese effettuate, diciamo, nel periodo in cui si lavorava per risolvere. Per rispettare, diciamo, le condizioni abilitanti. Un altro aspetto caratterizzante dei programmi, anche questo non pienamente operativo, insomma, ma comunque rilevante per noi, è la concentrazione tematica. Cioè, dice l'Unione Europea, sia sul FESR sia sull'FSE Plus, deve valere un principio di concentrazione delle risorse su alcuni temi che io ritengo molto importanti, particolarmente importanti. Allora, per quanto riguarda il FESR in particolare, dice la Commissione, a seconda del grado di sviluppo delle regioni, se sono meno sviluppate, se sono in transizione, se sono più sviluppate, ecco, dice la Commissione, mi interessa che voi diate una somma minima
una quota minima delle risorse sull'obiettivo strategico 1 e sull'obiettivo strategico 2. Ricordiamo che l'OS1, l'obiettivo strategico 1, è quello dell'innovazione, della competitività, della ricerca e sviluppo, della digitalizzazione. L'obiettivo strategico 2 è quello dell'Europa più verde. Allora, dice la Commissione europea, ad esempio, vedete nel prospetto, per le regioni meno sviluppate, almeno il 25% delle risorse deve stare sull'obiettivo strategico 1 e almeno il 30% delle risorse deve stare sull'obiettivo strategico 2, cioè l'Europa più verde. E con questo l'Unione europea sta dicendo, questi programmi devono contribuire alle grandi missioni, alle grandi problematiche, al conseguimento delle grandi strategie che l'Unione sta mettendo in campo. L'Unione batte molto, insomma, sui temi della ricerca, della competitività, dell'industria avanzata, dell'industria 4.0, come si dice. Quindi anche a livello di programmi bisogna contribuire a queste strategie, e lo stesso vale per l'Europa più verde, quindi per i temi della transizione climatica. Qui, insomma, io in effetti quando parlo di S1 e S2 sto parlando appunto di transizione, molto di transizione digitale, molto di transizione climatica e sto parlando naturalmente anche di innovazione e ricerca, quindi di evoluzione continua verso standard più tecnologicamente più elevati dei sistemi produttivi europei. Questo vale anche per il fondo sociale, in particolare, vedete, dice, questa regola della concentrazione tematica, almeno il 25% delle risorse deve stare sugli obiettivi specifici relativi all'inclusione sociale. Ricordate che ogni fondo ha una serie di obiettivi specifici. Nel caso dell'FSE Plus noi abbiamo degli obiettivi che riguardano l'occupazione, l'istruzione, la formazione, l'inclusione. Dice la Commissione, data la situazione, dato il grave, il contesto grave, insomma, di esclusione crescente, noi dobbiamo mettere in campo forti risorse per l'inclusione sociale e quindi dice almeno il 25% delle risorse deve stare su questo. Il 5% deve stare su azioni e riforme contro la povertà infantile. La Commissione riconosce che questo è un fenomeno grave, crescente. Infatti ha diciamo, promosso una sua iniziativa, diciamo, che è appunto contro il contrasto diciamo, alla povertà infantile, che è una povertà sia materiale sia educativa, e il 2% deve stare sull'obiettivo specifico relativo al contrasto alla deprivazione materiale, e quindi anche questo associato in sostanza al tema della povertà. Nel 21-27 il Fondo Sociale Europeo finanzia anche azioni proprio di assistenza materiale agli indigenti, come si dice. E infine un'altra regola di concentrazione tematica è che il 15% deve stare sul sostegno all'occupazione giovanile, all'istruzione e alla formazione professionale, questo per contrastare un fenomeno crescente che è quello dei cosiddetti NEET, cioè dei giovani tra 15 e 29 anni che non studiano, non sono in corsi di formazione, che non lavorano, cioè non fanno niente praticamente. Allora, per risolvere questo problema crescente, dice l'Unione Europea, bisogna sostenere con almeno il 15% delle risorse dei programmi dell'FSE Plus, bisogna sostenere insomma, questi interventi. Queste quote di concentrazione sono obbligatorie. Cioè è necessario che siano rispettate. Che siano rispettate a livello di Stato membro, devo dire. Quindi magari il programma regionale può anche stare un po' al di sotto di queste cifre, nella misura in cui ci sia un programma nazionale che investe su questo e permette di raggiungere queste quote dedicate. Dati questi aspetti, diciamo, un po' generali, ma comunque importanti, insomma, che caratterizzano l'uso dei fondi, esempio, l'indicazione che viene a noi, insomma, in questo contesto, insomma, che viene ai beneficiari, è la particolare attenzione dell'Unione Europea, rafforzata da regole specifiche sui temi, come abbiamo detto, della transizione climatica, della transizione digitale, dell'inclusione. Sono, tra virgolette, cavalli di battaglia sostanzialmente dei fondi 2021-2027.
sono associate a problematiche che vengono ritenute particolarmente gravi. Adesso possiamo passare, insomma, esaurita questa parte un pochino più generale, possiamo passare a vedere più da vicino quali sono i processi di attuazione dei programmi. In particolare, vediamo innanzitutto come funziona il processo di selezione delle operazioni e quali sono le fasi dell'attuazione e gli obblighi dei beneficiari. Questo noi da dove lo vediamo? Lo vediamo certamente nel regolamento, e lo vediamo anche, nei dispositivi che accompagnano i programmi nazionali e regionali. Allora, partiamo un po' da questo. Questa slide l'abbiamo già, vista, l'abbiamo già, esaminata in, un nostro webinar precedente. Abbiamo detto che ci sono queste grandi strategie, questi orientamenti. C'è l'accordo di partenariato, di cui poi ci occuperemo anche se brevemente. L'accordo di partenariato è stato approvato, abbiamo visto come questi documenti nazionali vadano approvati dall'Unione Europea con delle decisioni ad hoc. A valle dell'accordo di partenariato, pure loro in una cornice di negoziato con la Commissione europea vengono approvati programmi nazionali e programmi regionali. Noi abbiamo in questo momento molti programmi che già sono stati approvati, abbiamo il programma regionale dell'FS Plus che è stato già approvato, il programma del FES non è ancora comparso come programma approvato, ma sicuramente, diciamo, la decisione di esecuzione sarà pubblicata, diciamo, a breve. Ecco, che cosa succede quando il programma è approvato? Allora, dal punto di vista un po' della consecutio logica, diciamo così, dei programmi, il primo passaggio, diciamo, che bisogna espletare è quello dei criteri di selezione. Allora, voi sapete, ne abbiamo parlato anche discutendo del PNRR, le regole sono simili, che le operazioni devono essere selezionate per il finanziamento dei fondi, cioè devono essere scelte sostanzialmente dall'autorità titolare del programma. Ci sono diverse modalità di scelta, di selezione, come si dice, diciamo, con un termine un pochino più tecnico di queste operazioni. Una prima modalità, quella che, diciamo, conosciamo di più probabilmente, anche quella più diffusa, è quella della selezione competitiva, sostanzialmente. In questo caso, si parla di selezione a regia, cioè l'amministrazione titolare del programma, fa dei bandi sostanzialmente e sceglie dei progetti che vengono proposti da soggetti attuatori sul territorio, sostanzialmente. Possono essere privati, possono essere pubblici, possono essere enti locali, possono essere altre istituzioni, sovrintendenze, così come possono essere imprese private o come possono anche essere delle persone. Allora, in questo caso, nella modalità regia, quindi, ripeto, io applico dei criteri di valutazione, l'amministrazione, diciamo, titolare del programma applica dei criteri di valutazione per vedere quali sono i progetti meritevoli di finanziamento. Ci sono anche altre modalità di scelta, per esempio le azioni cosiddette a titolarità. Nelle azioni a titolarità, l'amministrazione titolare del programma non implementa una procedura competitiva, ma sceglie l'operazione. Questo quando succede? Per esempio, quando siamo di fronte a delle opere di natura strategica. Immaginate, ad esempio, una linea ferroviaria, cui sia importante intervenire, un'arteria stradale. Ecco, allora, ovviamente in questo caso non avrebbe molto senso fare un'operazione di selezione competitiva e quindi l'amministrazione titolare del programma può scegliere direttamente, motivandolo ovviamente, l'intervento da realizzare. Allora,
I criteri di selezione si applicano comunque. Si applicano sia nel caso di procedure competitive, sia nel caso invece di procedure, come abbiamo detto, a titolarità dell'amministrazione titolare del programma. Quindi questo significa avere dei criteri di selezione. Il primo passaggio che l'amministrazione titolare del programma fa una volta che il programma è stato approvato è quello di definire i criteri di selezione. I criteri di selezione sono elaborati, preparati dall'autorità di gestione, adesso possiamo un po' cominciare a utilizzare insomma questo termine più specifico, dall'autorità di gestione e vengono poi approvati dal comitato di sorveglianza. Il comitato di sorveglianza è l'organo che presiede i diversi programmi regionali e nazionali e quindi lo sorveglia, lo indirizza, lo orienta, prende dei provvedimenti per migliorare l'efficacia degli interventi e così. Al comitato partecipano le varie amministrazioni interessate e rappresentanze del partenariato istituzionale, sociale ed economico. Questi criteri di selezione quindi sono una guida prescrittiva per il successivo processo di definizione delle operazioni da finanziare a valere sul programma. Ecco, qui c'è una distinzione, certamente vi conoscete, insomma, tra criteri. Noi, ripeto, sia nell'ambito degli avvisi, ma anche nell'ambito delle procedure a titolarità, noi distinguiamo fra criteri di ammissibilità formale, ad esempio, che hanno a che fare con il rispetto dei tempi di presentazione delle domande di finanziamento, oppure la completezza della documentazione. Questo vale anche per la titolarità, ad esempio, un progetto che non abbia una documentazione completa che dimostri, ad esempio, il rispetto di requisiti in termini di stadio della progettazione, di rispetto dei criteri di NSH, vi ricordate? Questa materia si estende sui fondi, ecco, ci sarebbe una inammissibilità anche di quel tipo di operazione. Criteri di ammissibilità formale. I criteri di ammissibilità sostanziale sono quelli legati direttamente alla strategia e ai contenuti del programma. Ad esempio, il progetto che stiamo candidando è coerente con i contenuti dell'azione? No, mi permetto di fare un esempio chiaramente, come posso dire, esagerato. Io certamente non potrei candidare il progetto per una tranvia ad una misura che finanzia delle strade, ad esempio, no? Quindi una coerenza con i contenuti dell'azione. I beneficiari, il beneficiario potenziale, il richiedente, ecco, per essere più precisi, il richiedente che sta candidando l'operazione rientra fra i beneficiari? Oppure i destinatari, poniamo una misura che si rivolge a un particolare gruppo svantaggiato. Ecco, i destinatari del progetto che stiamo candidando sono quelli a cui si rivolge l'azione del programma? Criteri quindi di ammissibilità sostanziale. Il terzo gruppo di criteri è quello dei criteri di valutazione. E qui entriamo nella valutazione del merito dei progetti e quindi la capacità dei progetti stessi di migliorare la situazione, per esempio, dei gruppi target, di ottenere gli effetti che ci si aspetta da quella misura specifica e così via. Anche qui, no, vi faccio ancora notare, insomma, sottolineo ancora questo aspetto. Il criterio di valutazione chiaramente è intuitivamente pertinente quando si parla di procedure competitive, ma lo è anche quando si parla di procedure a titolarità, nel senso che comunque bisogna dimostrare il merito
del progetto che io sto finanziando. Anche ad esempio la più classica delle operazioni a titolarità. Poniamo il raddoppio di una linea ferroviaria, ad esempio, no? Allora anche lì il proponente o anche l'amministrazione stessa deve sforzarsi di dimostrare che vale la pena fare quel raddoppio, nel senso che con questo modo sarà possibile ridurre i tempi di viaggio per i passeggeri, scongiurare definitivamente il rischio di incidenti, servire più, in maniera più efficiente, con maggiore soddisfazione, diciamo, una platea più ampia di utenti. Quindi vedete, il criterio rimane assolutamente da applicare anche nel caso delle operazioni a titolarità, cioè delle operazioni che non sono scelte mediante una procedura competitiva. Allora, e quindi il comitato di sorveglianza approva i criteri di selezione e parte l'attuazione, cioè parte il percorso di identificazione e di realizzazione delle operazioni. L'atto fondamentale, diciamo, quindi qui ci siamo spostati, diciamo, a livello dei beneficiari. L'atto fondamentale della selezione, sapete molto bene, è la convenzione. Ossia il contratto tra l'autorità del programma e il beneficiario. Nella convenzione ci sono ben stabiliti precisamente gli obblighi delle parti per l'attuazione tecnica e finanziaria dell'operazione selezionata. Ovviamente quello che diciamo, si firma con la convenzione è assolutamente vincolante poi per la fase successiva di attuazione. Una volta firmata la convenzione, partono le fasi di attuazione. Allora, qui io vi propongo, diciamo, una casistica, diciamo, molto compatta. Cioè, quali sono i vari processi che partono una volta che la convenzione è stata approvata? Naturalmente si tratta di processi qui identificati in maniera, ripeto, molto sintetica, poi ognuno di questi processi ha una sua grossa complessità interna, soprattutto il primo, quello dell'attuazione materiale, su cui diciamo poi molto spesso insomma, voi siete impegnati. In particolare, il primo processo è quello dell'attuazione materiale, quindi il beneficiario realizza l'operazione nel rispetto di contenuti, standard e tempi dei famosi cronogrammi concordati nella convenzione e precedentemente definiti dall'avviso o dalla procedura di selezione, ripeto, che valeva anche per la titolarità. Naturalmente i tempi, i processi hanno una loro perimetrazione temporale, naturalmente la durata dell'esecuzione è determinata dalla convenzione. La seconda fase, diciamo, del percorso di attuazione è quello della gestione amministrativa e quindi il beneficiario esegue tutti i passaggi richiesti dall'attuazione, gestisce il fascicolo di progetto con la documentazione tecnica, amministrativa e contabile e, insomma, gestisce appunto dal punto di vista amministrativo l'attuazione del progetto con il governo delle varie procedure. Il terzo processo è quello della gestione finanziaria. Ovviamente l'attuazione del progetto genera movimenti finanziari e quindi il beneficiario deve gestirli. Parliamo di prefinanziamenti, di pagamenti intermedi, di saldi e quindi poi di rendicontazione del progetto secondo i principi di ammissibilità a cui abbiamo accennato un po' in precedenza. Quindi o con la rendicontazione a costi reali, questo devo dire, di questo ho parlato soprattutto nel laboratorio. Noi diciamo, abbiamo sostanzialmente due grandi modalità di rendicontazione, una è quella a costi reali e l'altra è quella delle opzioni semplificate di costo. E quindi la rendicontazione, poi su questo un attimo ci torniamo per quelli che non erano al laboratorio.
Ma queste, insomma, sono le due grandi tipologie, diciamo, di rendicontazione. Questa sigletta che vedete, finanziamento non collegato ai costi, è una procedura di rendicontazione che è stata introdotta dal nuovo regolamento dei fondi, ma che gli Stati membri, o almeno l'Italia, non posso dire che gli Stati membri, ma almeno l'Italia non ha, a cui non si è dimostrata interessata sostanzialmente. Ed è una modalità di rendicontazione un po' performance-based, come abbiamo visto nel caso del PNRR, cioè si rende conto sulla base dei risultati ottenuti. Però, diciamo, questo possiamo anche tralasciarlo, perché nell'ambito dei fondi questa è una modalità veramente residuale. Il quarto processo è quello del monitoraggio procedurale, fisico e finanziario. Il beneficiario si impegna a rilevare e comunicare tutte le informazioni sullo stato di attuazione procedurale, fisica e finanziaria del progetto. Con queste informazioni alimenta il sistema informativo del programma e quindi, questo torneremo a fare a breve, contribuisce alla funzione di sorveglianza. Siamo a quattro. Il quinto processo è quello dell'accessibilità ai controlli. Come sapete bene, i fondi hanno un'articolata prevedono un'articolata funzione di controllo e ovviamente il beneficiario diciamo, partecipa a questa funzione di controllo rendendo immediatamente accessibili ai controllori le informazioni che sono utili a verificare la correttezza dell'attuazione. Nell'ambito dei fondi, e anche questo sicuramente lo sapete bene, noi abbiamo due livelli di controllo. Il controllo di primo livello, che è quello sulla spesa e diciamo, sull'esecuzione dei progetti che viene compiuto al livello dell'autorità di gestione. Al livello dell'autorità di gestione non significa che ci siano, come posso dire, che ci sia piena, che non ci sia, ecco, separatezza delle funzioni. L'attività di controllo di primo livello anch'essa ha un livello di separatezza delle funzioni rispetto, alla gestione vera e propria del programma. Per esempio in Sicilia ci sono delle unità specifiche che si occupano di questo e anche nelle altre regioni, le unità di monitoraggio e controllo. E comunque questo è il livello di è il controllo di primo livello e poi abbiamo un controllo di secondo livello che è quello fatto da un'autorità specifica del programma, che è l'autorità di audit, e che avviene sia verificando la robustezza dei sistemi di gestione dal punto di vista della sana gestione, sia procedendo a verifiche campionarie della regolarità e della legittimità dell'esecuzione delle singole operazioni. Un sesto percorso è quello della visibilità, trasparenza e comunicazione. Anche qui il beneficiario è pienamente impegnato, nel senso che ci sono delle regole da rispettare in materia di, come si dice, di comunicazione. Essenzialmente a livello del beneficiario noi abbiamo, come vi dicevo in precedenza, che deve essere data visibilità all'uso dei fondi. E quindi nel momento in cui io realizzo un'operazione, qualsiasi essa sia, utilizzando fondi strutturali, allora deve essere visibile pubblicamente nella mia attività di comunicazione come beneficiario che io per fare quell'intervento ho realizzato fondi. Ci sono anche delle rettifiche, ovvero delle penali in caso di mancato rispetto, insomma, di questo criterio. Questo significa, per esempio, mettere delle targhe se io realizzo delle opere pubbliche con fondi comunitari, o anche, per esempio, se io faccio un avviso per dell'FSE rivolto a persone, allora io devo mettere i loghi del fondo sociale sulla documentazione pubblica che diciamo che appunto alimenta l'avviso.
Il settimo percorso è quello della valutazione. Non è certo il beneficiario, insomma, che fa la valutazione, ma il beneficiario deve collaborare allo svolgimento delle attività di valutazione previste dal regolamento. Questa anche è una caratteristica propria dei fondi. Le amministrazioni titolari dei programmi devono organizzare delle attività di valutazione indipendente dei programmi. Quindi devono rivolgersi a soggetti, appunto, indipendenti che dicono in sostanza se singole operazioni o gruppi di operazioni o programmi nel loro complesso rispondano, sulla base dell'osservazione, insomma, dei dati di attuazione, rispondano a criteri di efficienza e di efficacia. Quindi se tutto sia avvenuto nell'ambito di un uso appunto efficiente dei fondi, l'efficienza è minimizzare i costi rispetto al risultato ottenuto, e se abbiano raggiunto gli obiettivi, ovvero se siano state efficaci, per esempio in termini di diffusione dell'occupazione, in termini di popolazione servita da una determinata infrastruttura idrica o dei rifiuti e così via. E quindi, diciamo, sette percorsi identificati in maniera molto compatta e che chiaramente, insomma, cioè, ognuno di questi percorsi è un percorso impegnativo, insomma, molto articolato. L'attuazione materiale, la gestione amministrativa, la gestione finanziaria, il monitoraggio procedurale, fisico e finanziario. Diciamo un po', sono andato un po' veloce sulla definizione di questi tre termini, che credo che siano ovvi. Insomma, il monitoraggio procedurale è quello sulle fasi di attuazione, i famosi milestones, se vi ricordate. Il monitoraggio fisico è sul rispetto degli indicatori di realizzazione e di risultato dei programmi. Il monitoraggio finanziario e su impegni e pagamenti, e sostanzialmente anche naturalmente con gli indicatori di efficienza, insomma, che ne conseguono. Quindi monitoraggio procedurale, fisico e finanziario, accessibilità ai controlli, visibilità, trasparenza e comunicazione, valutazione. E questi sono i grandi percorsi. Allora, ecco, queste slide io ve le lascerei un po', come dire, in autogestione sostanzialmente, nel senso che sostanzialmente sistematizzano le cose che ci siamo detti rispetto, diciamo, a questi percorsi di attuazione, e quindi tracciano in una maniera molto sintetica i principali compiti dei beneficiari per ciascuna di queste aree. E quindi si parla di obblighi generali, si parla di regole per l'attuazione materiale, si parla di regole per la gestione amministrativa, di regole per la gestione finanziaria, di monitoraggio, di collaborazione ai controlli, di collaborazione alla valutazione, di visibilità, trasparenza e comunicazione. Però credo che, ripeto, è una razionalizzazione di quello che abbiamo detto, e quindi su queste slide andrei, insomma, un pochino più veloce. Non rinuncio, insomma, a commentarle. Invece, credo che sia utile, perché poi comunque servirà anche. Serve, non servirà, serve anche a livello dei beneficiari fare un po' una distinzione fra indicatori e target. Questo è tipico dell'attività di sorveglianza, cioè che cos'è l'attività di sorveglianza? È l'attività con cui si osserva come va il programma dal punto di vista delle procedure, dell'ottenimento di realizzazione di risultati, del conseguimento degli obiettivi di spesa. Allora, qui io innanzitutto distingo tra gli indicatori di output e gli indicatori di risultato.
Questo è importante, come vedremo nei programmi, noi abbiamo delle definizioni di questi indicatori, delle definizioni quantitative. Gli output sono le realizzazioni, quindi che cosa io faccio materialmente attraverso l'intervento, che cosa produco? Posso produrre, ad esempio, metri quadrati di superfici messe in efficienza dal punto di vista energetico, metri quadrati di scuole protette contro il rischio sismico, numero di persone che vengono formate, cioè quello che il mio progetto materialmente ottiene alla fine della sua realizzazione, o anche in itinere, insomma, ecco, progressivamente, che produce progressivamente, poi alla fine, naturalmente, io ho una realizzazione, diciamo, conclusiva. Gli indicatori di risultato invece misurano gli effetti degli interventi direttamente sui destinatari. Quindi, caso più semplice, io ho come indicatori di output persone formate, dei disoccupati che hanno seguito dei corsi di formazione. Qual è il risultato? È l'occupazione di questi disoccupati una volta che il corso sia terminato. E infatti in questo caso il mio indicatore di risultato è la quota dei partecipanti ai corsi di formazione che hanno effettivamente trovato lavoro a distanza, poniamo, di 6 mesi dalla fine dell'intervento o a distanza di 12 mesi dalla fine dell'intervento. E quello è l'effetto in termini di vantaggio che io produco per i destinatari. Qual è per esempio un altro risultato? Stiamo facendo facciamo insomma, un intervento nell'ambito della transizione climatica, un efficientamento energetico, poniamo di una scuola, ecco allora qual è il risultato? Minori costi di energia, minori emissioni di CO2 e quindi gli effetti, il vantaggio che si crea per la collettività e per i destinatari dell'intervento attraverso i nostri progetti. Questi indicatori sono identificati nei programmi. Cioè, noi cioè, certamente, come vedremo, possiamo anche inventarci delle cose, però in linea di massima i programmi e ancora prima il regolamento mi dicono quali sono questi indicatori. E adesso questo lo vedremo un pochino più chiaramente. In particolare, vedete, io ho dentro i programmi operativi delle tabelle di questo tipo, cioè ho delle tabelle in cui per ciascun obiettivo specifico, e questo non ho più bisogno di dire che cosa sia, io devo dare delle indicazioni quantitative sugli indicatori. Allora, gli indicatori, abbiamo visto, sono di output o di risultato. Gli indicatori, gli output di risultato, possono essere, in linea di massima i programmi fanno questa scelta, possono essere indicatori comuni. Che sono gli indicatori comuni? Sono quelli che sono elencati nei regolamenti. E quindi quando l'autorità, l'amministrazione titolare del programma ha elaborato il programma stesso e è andato a prendere questi indicatori dai regolamenti. Ci sono casi, tutto sommato abbastanza residui, in cui l'indicatore comune non mi dice bene che cosa io ottengo da quella misura in particolare. Allora, in questo caso si può ricorrere a indicatori, come si dice, specifici di programma. Ripeto, la scelta di molte amministrazioni titolari è stata quella di ricorrere a indicatori comuni. Quindi queste tabelline io le trovo nei programmi, sono riferite al livello degli obiettivi specifici, sono utili quando io mi approccio al programma perché mi fanno capire bene che cosa il programma vuole realizzare. Quindi io devo denominare l'indicatore. Devo dire qual è l'unità di misura, sono persone, sono metri quadrati, sono chilometri di strada, sono superfici. Devo dire poi qual è un target intermedio. Il programma mi dice, dammi una misura di questo indicatore, una misura quantificata di questo indicatore
Innanzitutto al 2024, che è un momento, come vedremo meglio fra breve, è un momento di verifica dell'esecuzione del programma, e danno questo indicatore finale al 2029. Nel 2029 i programmi si chiudono. Ecco, questo un attimo mi dà anche l'opportunità di ricordarvi come i fondi e il PNRR agiscono su periodi temporali differenziati, nel senso che a metà del 2026 il PNRR finisce, invece i fondi durano fino alla fine del 2029. Ecco, per esempio, questa tabellina, ecco, ve la vedete qui implementata come esempio tratto dal programma regionale dell'FS Plus della Sicilia. Particolare, vedete, abbiamo un obiettivo specifico, in particolare il 4.1, che ha a che vedere con l'occupazione, con le politiche del lavoro, e quindi riguarda delle misure di accompagnamento e di formazione delle persone non occupate. Ecco, vedete il mio indicatore, persone non occupate, molto compatto. Infatti la richiesta della Commissione europea è stata quella di sforzarsi di individuare pochi indicatori per ciascun obiettivo specifico, in modo da rendere, come posso dire, la sorveglianza più immediata, più sintetica. Ecco, e quindi queste persone non occupate sono indicatori di che cosa? Sono indicatori di output. Cioè sono il numero di persone che io tratto e quindi è la realizzazione della mia misura. E in particolare vedete la previsione, ovviamente è una previsione ex ante ed è poi l'oggetto di sorveglianza nel corso dell'attuazione. La mia previsione, in questo caso la previsione del programma regionale dell'FS Plus, è che entro il 2024 io avrò trattato 360 persone non occupate. Entro il 2029 ne avrò trattate 4.260. Da dove escono fuori questi numeri? Chiaramente l'amministrazione sa, avendo accumulato, insomma, dati statistici sul pregresso, sa, diciamo, qual è la proporzione tra risorse disponibili e realizzazioni che si possono fare. Sa, insomma, per esempio, con 10 milioni quante persone io posso trattare per quanto riguarda la formazione, l'orientamento, l'avviamento all'anno. Quindi ovviamente sono delle statistiche non tirate fuori a casaccio, ma basate su una stima, sempre una stima naturalmente, perché sono appunto delle valutazioni ex ante che servono, ripeto, ad alimentare il processo di sorveglianza. Questo è un indicatore comune. Qui abbiamo in queste tabelline abbiamo solo indicatori comuni. Evidentemente, diciamo, l'amministrazione titolare del programma, in questo caso, ma non solo in questo caso, in genere è così, insomma, ha ritenuto che gli indicatori comuni, quindi quelli che io prendo, diciamo, dall'elenco dei regolamenti, fossero sufficienti a rappresentare quello che si voleva fare. Se passo agli indicatori di risultato, vedete il mio indicatore è i partecipanti che hanno un lavoro 6 mesi dopo la fine della loro partecipazione al intervento. Ecco, in questo caso io ho delle quote, nel senso che io ritengo che la quota di persone che hanno un lavoro 6 mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento sia, come vedete, di circa il 56% nel 2029. E quindi, in sostanza, qui ci viene detto che rispetto alla situazione di base, noi immaginiamo di avere un progresso. Un progresso in termini di proprio di capacità di ottenere risultati. Quindi se adesso io dico che
Il 50% in genere, la quota delle persone che hanno un lavoro 6 mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento, diciamo, immagino attraverso un potenziamento dell'efficienza delle mie misure, dei miei interventi, che questo, nel 2029 questa percentuale sia di circa il 56%. Insomma, quindi questo significa che dei 4.260 io mi immagino che circa 2.500 persone nel 2029 abbiano effettivamente trovato un lavoro. Queste analisi sono analisi complesse ma fondamentali, nel senso che in questo caso, vedete, la rilevazione dei risultati non può che essere basata su indagini ad hoc, su indagini specifiche. Io non trovo questa statistica, che so io, sull'Istat o su altre fonti. È un dato che io mi devo costruire attraverso l'osservazione diretta, e questo è molto impegnativo per l'amministrazione. Ecco, qui mi limito un pochino a razionalizzare un po' il quadro, insomma, degli effetti dell'attuazione. Io parto da risorse. Svolgo risorse che sono risorse finanziarie, anche se ci sarebbe da considerare anche le risorse di tipo professionale, cioè legate alla cosiddetta capacità amministrativa. Svolgo delle attività, ottengo delle realizzazioni, gli output di cui abbiamo detto. Queste realizzazioni poi si associano a risultati, nel senso che io ottengo degli effetti attraverso queste realizzazioni sulla popolazione destinataria e sulle comunità, insomma, che sono coinvolte, insomma, nella realizzazione del progetto. C'è un'ulteriore variabile che non viene richiesta ai programmi operativi, ma che è importante per noi dal punto di vista della comprensione, che è la variabile dell'impatto. In particolare riguarda gli effetti di lungo periodo dell'intervento. Ad esempio, abbiamo visto come le attività di formazione hanno come risultato atteso l'aumento della occupazione, in particolare delle persone che hanno partecipato all'intervento. Se io devo sforzarmi di ragionare in termini di impatto, allora dovrei dire che, ad esempio, il tasso di disoccupazione di lunga durata si riduce, che migliorano gli effetti di esclusione dal mercato del lavoro e così. Quindi vedete degli effetti di più lungo periodo e di dimensione più diffusa rispetto ai risultati. C'è una differenza tra risultati ed impatti, però ripeto, per semplificazione, giustamente, nei programmi noi parliamo unicamente di output e di risultati. Naturalmente intervenite, insomma, con osservazioni e quesiti come volete, poi facciamo un attimo magari un punto, insomma, un po' di risposte. Ecco, vi dicevo, nei programmi io trovo elencati degli indicatori comuni. La Commissione europea vuole che per quanto possibile, quando io mi muovo, insomma, elaboro i programmi, utilizzi quegli indicatori, che naturalmente sono indicatori importanti anche per i beneficiari, che sanno che dovranno muoversi per raggiungere quegli indicatori. Ecco, vedete come sono ordinati, insomma, nel regolamento in particolare del FESR. Io ho un obiettivo specifico di promozione dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Ho identificato una serie di indicatori di output che vedete hanno una loro codificazione. Ad esempio, investimenti in sistemi nuovi o aggiornati di monitoraggio, allarme e reazioni in caso di catastrofi naturali. E ho dei risultati anch'essi codificati, per esempio, popolazione che beneficia di misure di protezione contro le inondazioni. La nostra esperienza purtroppo di questi anni ci dice come siano rilevanti, insomma, questi indicatori, soprattutto come siano rilevanti le misure che vengono implementate per ottenere queste.
Ho visto un quesito che però mi è sfuggito. Diciamo, dopo, adesso ancora 10 minuti, finiamo e poi facciamo una breve sessione di. Una breve sessione di domande e risposte. Questo è un materiale che lascio alla vostra analisi. Abbiamo fatto un esempio di indicatori del FES, questi sono gli indicatori dell'FSE Plus. Qui, piuttosto, diciamo, che passarvi in rassegna, mi limito a mostrarvi come. Ci sono delle ripartizioni innanzitutto fra breve periodo e lungo periodo. Ad esempio, viene considerato come indicatore di risultato di breve periodo, ad esempio, i partecipanti ad un'attività di formazione, di accompagnamento impegnati nella ricerca di un lavoro al momento dell'uscita. Questo è il breve periodo, cioè io formo una persona e qual è il mio primo risultato? Che la persona è occupabile e quindi si impegna nella ricerca di un lavoro. Nel lungo periodo, o meglio, nel più lungo periodo, il mio risultato atteso è che le persone sostanzialmente trovino un lavoro coerente, diciamo, con la formazione. Con la formazione che hanno ricevuto, quindi partecipanti al lavoro. Gli indicatori del Fondo Sociale poi si rivolgono, diciamo, sono distribuiti a seconda di indicatori relativi a persone, l'FS Plus finanzia in maniera importante anche per le singole persone, perché partecipino e siano coinvolte in processi di occupabilità, inclusione, formazione. Sia indicatori relativi a enti. Però su questo lascio a voi un dettaglio. Bene, anche su questo mi limito a darvi proprio qualche indicazione. Chi la fa questa sorveglianza? Diciamo, l'autorità di gestione la organizza, nel senso che deve istituire il sistema di registrazione e conservazione elettronica dei dati. E quindi fare un sistema che permetta di valutare, di osservare questi indicatori, queste variabili di cui vi dicevo, quindi non, certamente anche di natura finanziaria, impegni e pagamenti, ma anche relativa a indicatori fisici. Il comitato di sorveglianza esamina i progressi compiuti nell'attuazione. E quindi ne dibatte in sede di riunioni del comitato di sorveglianza e dà delle disposizioni, degli orientamenti sulle tutte le questioni che incidono sulla performance del programma. Vi sono poi ogni anno delle riunioni di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro, in sostanza si esamina ciascun programma come andato. E poi le autorità di gestione devono presentare alla Commissione la relazione finale in materia di performance, in particolare entro il febbraio del 2031. Quindi vedete, ha una sua governance, una sua articolazione, insomma, il processo di sorveglianza. C'è anche la questione delle valutazioni indipendenti, insomma, di cui vi dicevo in precedenza. Devo dire, le valutazioni, poi io ho la sensazione, ma posso anche sbagliarmi, insomma, però che hanno perso, progressivamente hanno perso un po' centralità, nel percorso di attuazione dei fondi. E invece sarebbe molto importante avere dei punti di vista di esperti, e di esperti realmente indipendenti, sottolineo realmente indipendenti, che diano dei pareri su come il programma sta andando, perché proprio, diciamo, da questi pareri esperti l'attuazione può giovarsi. Non si tratta, la valutazione non è il controllo. Controllo è vedere se tu, beneficiario, hai effettivamente rendicontato bene, se hai considerato bene le voci di spesa ammissibili e così via. La valutazione è un giudizio complessivo sull'efficienza e sull'efficacia del programma che serve in primo luogo alle amministrazioni titolari, eventualmente per riorientare il programma stesso. Ecco, tra l'altro, qui diciamo è come dire, un cenno un po', come posso dire,
laterale, ma mi piace farlo, anche perché soprattutto a livello territoriale sono processi che hanno senso, che è quello del monitoraggio civico. Che cos'è il monitoraggio civico? È quello, diciamo, attraverso cui la cittadinanza o gruppi organizzati della cittadinanza, per esempio le scuole, gli studenti, i ragazzi, valutano l'utilità e anche l'esecuzione di interventi. Ci sono diverse, questo è lo spirito dei fondi, cioè questa è una delle attività che, come dire, danno un po' di respiro a queste attività, a mio avviso, a queste attività, diciamo, di cui noi ci occupiamo, cioè quello di mettere in mano alle comunità la formulazione di un giudizio sull'utilità delle cose che facciamo. Ecco, ci sono varie iniziative, devo dire, tutte pregevoli e lodevoli. Tra l'altro, nell'ambito di Open Coesione, voi trovate citate delle esperienze di monitoraggio civico, ripeto, che ad esempio coinvolgono nelle scuole, nella valutazione di interventi di valorizzazione culturale, per cui gruppi di ragazzi fanno delle visite in loco e accertano che, ad esempio, i luoghi in cui si è intervenuti siano accessibili, la qualità delle esposizioni. Ripeto, per esempio, nell'ambito di interventi di valorizzazione culturale, insomma, è così. Insomma, l'idea giusta è quella di rimettere nelle mani dei cittadini un giudizio sintetico finale sul fatto se noi abbiamo fatto qualcosa che veramente era utile o meno utile. Questo, diciamo, ve lo lascio da parte. Chi ha, diciamo, un po' di interessi analitici, insomma, può interpretarlo. E invece ancora 5 minuti perché poi vorrei anche dedicare un pochino di tempo, insomma, alla seconda parte, diciamo, del nostro webinar di oggi. Un altro aspetto che dobbiamo interpretare all'interno dei programmi, che è una novità del 21-27, è quello della struttura del piano finanziario. Se io guardo i programmi, perché vi dico queste cose? Perché adesso, diciamo, lo sforzo che noi dovremmo fare è quello di prendere in mano i programmi, in particolare i programmi regionali del FES, dell'FSE Plus, ed essere in grado di leggerli, cioè di capire che cosa c'è scritto dentro. Molte cose, diciamo, di quello che abbiamo detto già ci aiutano, per esempio la struttura degli obiettivi specifici, le azioni, e così via. Il piano finanziario ha bisogno di qualche qualificazione, nel senso che soprattutto un pochino, insomma, rispetto, insomma, al 2014-2020, io trovo delle novità. Una novità è questa, cioè io mi trovo, che cos'è il piano finanziario? Il piano che distribuisce prima per anno e poi per priorità del programma la dotazione finanziaria. Allora, innanzitutto, se io guardo la distribuzione per anno delle dotazioni finanziarie, ecco, vedrò due cose. La prima è che, però, qui dico una banalità, il 2021 non c'è, nel senso che i programmi sono stati approvati adesso, il 2021 è saltato. Le somme però non è che sono state diminuite, le somme sono state riattribuite negli anni. E poi vedo il 2026 e il 2027 con una scissione degli importi in importo di flessibilità, in dotazione, diciamo, con importo di flessibilità e dotazione senza importo di flessibilità. Questo per il 2026 e 2027. Diciamo, l'importo di flessibilità è il 50% del contributo per gli anni 2026 e 2027. A che serve questa invenzione, diciamo, nel 2021-2027? Serve perché alla fine del 2025 si fa un riesame, sostanzialmente.
insieme alla Commissione europea, cioè si riesamina ciascun programma insieme alla Commissione europea per valutare come sono andate le cose. Allora, l'importo di flessibilità, cioè questo 50% del 2026 e del 2027, in una forma negoziale può essere riprogrammato fra le diverse priorità proprio sulla base di questo esame dell'attuazione, di come sono andate le cose. Di fronte a gravi limiti dell'attuazione, la Commissione europea potrebbe anche decidere di ridurre in tutto o in parte l'importo di flessibilità, cioè di disimpegnarlo, di riprenderselo sostanzialmente. Però questo soltanto in caso di, come dire, distanze molto forti, molto gravi, rispetto ai target, abbiamo visto quali sono i target, che ne sono stati identificati nel programma. Insomma, sostanzialmente è come se l'Unione Europea avesse detto, insomma, agli Stati membri e anche alle singole amministrazioni titolari del programma, vediamoci alla fine del 2025 e valutiamo un pochino se eventualmente riformulare o anche alleggerire il programma rispetto agli importi programmati. Questo è l'importo di flessibilità. Naturalmente poi questo è un esempio preso dal FSE Plus. Naturalmente ecco, io ho quindi una distribuzione per anno con questa caratteristica dell'importo di flessibilità e poi ho la distribuzione per priorità. Ecco qui, ripeto, l'esempio è tratto dal PRFSE Plus che è stato approvato già ad agosto. Ecco, vedete una particolarità, insomma, una caratteristica che ciascun obiettivo strategico può essere perseguito. È un po' difficile, però adesso ve le illustro io. Che vediamo in questa tabella? Innanzitutto che ciascun obiettivo strategico, ciascuno dei cinque obiettivi strategici, può essere perseguito attraverso più di una priorità. E per esempio questo è un caso appunto in cui questo è particolarmente evidente. Qui io nella prima colonna ho l'obiettivo strategico di riferimento, che nel caso specifico, io parlo qui di FSE Plus, è il quarto obiettivo strategico, l'Europa più sociale. E ho cinque priorità del programma che sono riferite, tutte riferite a questa priorità, quindi occupazione, istruzione e formazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, occupazione giovanile. Cosa vedo nel resto della Cosa vedo nel resto della tabella? Chiaramente il fondo di finanziamento, la categoria di regione, qui siamo nell'ambito di un programma della Sicilia, quindi è quello delle regioni meno sviluppate, ho il contributo dell'Unione, cioè proprio il valore dell'FSE Plus che va sul programma. Ho la ripartizione del contributo dell'Unione con importo di flessibilità e senza importo di flessibilità, questo l'abbiamo appena spiegato. Ho il contributo nazionale, ossia ho il cofinanziamento, l'eventuale partecipazione di fonti privati al cofinanziamento, e quindi il totale con l'evidenziazione nell'ultima colonna del tasso di cofinanziamento, ossia del rapporto fra le risorse nazionali e il totale delle risorse assegnate, della dotazione assegnata al finanziamento di questo programma. Ecco, vedete, nel caso specifico io ho un tasso di cofinanziamento medio di circa il 70%, però ho anche una delle priorità, quella relativa all'occupazione giovanile, dove il tasso di cofinanziamento è del 95%. Quindi
Non mi ricordo se ho detto che il tasso di cofinanziamento è il rapporto fra la quota comunitaria e la quota comunitaria sul totale. Il regolamento ci dà la possibilità in alcuni casi specifici di aumentare fino, vedete, al 95% la quota comunitaria, la quota dell'FSI Plus in particolare, su priorità di particolare rilevanza, ritenute di particolare rilevanza. E nel caso specifico sull'occupazione giovanile. E quindi vedete, noi abbiamo un programma in cui il tasso di cofinanziamento, la quota del contributo comunitario è relativamente molto, molto alta. Allora, ecco un ultimo punto, insomma, su cui volevo soffermarmi. La materia, diciamo, indubbiamente vasta, però insomma, lascio un po' la presentazione anche a vostri approfondimenti successivi. Un ultimo aspetto su cui volevo soffermarmi è quella diciamo un po' dell'esecuzione finanziaria. Noi abbiamo, qui c'è anche qualche novità, insomma, rispetto al 14-20, abbiamo un prefinanziamento. Qui stiamo parlando dei rapporti fra la Commissione europea e lo Stato membro e quindi anche l'amministrazione titolare del programma. La Commissione europea dà al programma un prefinanziamento ripartito in più rate annuali fra il 2021 e il 2026 in una quota fissa che è lo 0,5% del contributo complessivo. I pagamenti intermedi poi vengono corrisposti a fronte delle domande di pagamento presentate, al massimo 6 per anno, e poi c'è un saldo finale pari al 5% delle risorse. Ripeto, questa è la relazione esecuzione finanziaria che si stabilisce tra l'amministrazione titolare del programma e la Commissione europea. Naturalmente a valle l'amministrazione titolare del programma adotta dei parametri analoghi, nel senso che corrisponde un prefinanziamento ai beneficiari che può anche non essere il 5%, ma può essere di più. Nei fondi devo dire che questo varia di avviso in avviso. Ricordate invece come diciamo, il prefinanziamento sul PNRR è abbastanza standardizzato, tranne che in casi eccezionali. E quindi poi, per quanto riguarda i pagamenti intermedi, questi avvengono sulla base delle domande di pagamento fatte dai beneficiari finali e poi, insomma, c'è un saldo finale. Vale, come vi accennavo in precedenza, la regola del disimpegno. È confermata, cioè entro le somme non spese entro 3 anni dall'anno in cui sono state messe a bilancio sono cancellate. E quindi, diciamo, questo è l'impegno importante, insomma, anche a livello dei beneficiari. Ecco, questo è uno schema dell'esecuzione finanziaria. Vedete che, diciamo, in questo caso interpretato, diciamo, dal basso verso l'alto, i beneficiari trasmettono le domande di pagamento all'autorità di gestione. L'autorità di gestione controlla la rendicontazione e la regolarità delle domande di pagamento, in particolare svolgendo quella funzione di controllo di primo livello di cui vi dicevo in precedenza, e passa le informazioni alla cosiddetta funzione contabile. Nel 14-20 noi chiamiamo chiamavamo questa autorità di certificazione. Nel 21-27 non si chiama più autorità di certificazione, ma sostanzialmente mantiene i suoi compiti. L'autorità di certificazione verifica la fondatezza delle rendicontazioni aggregate che sono state presentate dall'autorità di gestione, che a sua volta ha aggregato le domande di pagamento dei beneficiari, e manda alla Commissione europea le domande di pagamento.
La Commissione europea verifica la fondatezza delle domande di pagamento, la coerenza, la correttezza delle domande di pagamento e versa la quota di cofinanziamento comunitario all'IGRUE. L'IGRUE è un ispettorato della Ragioneria Generale dello Stato che fa varie cose, tra cui quella di gestire il circuito finanziario dei fondi. L'IGRUE riceve la quota di cofinanziamento nazionale, ci mette la quota di finanziamento comunitario per la Commissione europea, ci mette vicino la quota di cofinanziamento nazionale e presa dal fondo di rotazione. Esiste un fo cosiddetto fondo di rotazione per il cofinanziamento delle politiche strutturali e versa le somme, quindi integrando la quota comunitaria con la quota nazionale, all'autorità di gestione che a sua volta la rigira ai beneficiari. Naturalmente questo è un percorso logico, l'autorità di gestione poi in base alle proprie disponibilità di cassa può anche ovviamente seguire dei percorsi differenziati, insomma non ha bisogno di aspettare di ricevere delle liquidazioni dall'IGRU insomma per pagare i beneficiari. Però questo è un circuito diciamo, di natura logica. Allora, io qui questa parte la chiudo. Vi inviterei, diciamo, ci sono dei punti, insomma, che per adesso posso tralasciare, però, insomma, direi che alcuni meccanismi fondamentali dell'attuazione li abbiamo messi in luce. E vorrei comunque dedicare un po' di tempo, diciamo, alla seconda parte, diciamo, del nostro webinar. Allora, di cosa parliamo quando parliamo di programmazione nazionale? Innanzitutto parliamo dell'accordo di partenariato, che è questo documento strategico di orientamento e dispositivo rispetto alle programmazioni a valle, come abbiamo che nel 2021-2027, ne abbiamo accennato, diciamo, nei nostri webinar passati, ha come dire, una caratura un po' più leggera rispetto al passato. Però comunque contiene delle informazioni molto importanti, per esempio quali sono i programmi e qual è la loro dotazione finanziaria. Poi vorrei fare un breve approfondimento sui programmi nazionali. Noi sappiamo i programmi che sono stati istituiti, diciamo, dall'accordo di partenariato, che sono poi in corso di approvazione da parte della Commissione, sono programmi regionali e programmi nazionali. I programmi regionali possono essere bifondo, cioè essere un unico programma con FESR e con FSE+, oppure, per esempio, questo è il caso della regione siciliana, e mi sembra anche come dire, una logica comprensibile per programmi molto grandi. Noi abbiamo il programma della Campania, della Sicilia, insomma, con tanti soldi, insomma, e quindi diciamo, ecco, ha senso fare due programmi separati, uno finanziato dal FESR e uno finanziato dal Fondo Sociale. Non è che cambi moltissimo in realtà, nel senso che, come abbiamo più volte detto, diciamo, nei nostri webinar passati, FESR e Fondo Sociale possono stare all'interno dello stesso programma, ma ognuno finanzia le cose che gli sono proprie. Non è possibile, se non in casi limitati e con una flessibilità limitata, finanziare operazioni tipiche di un fondo con l'altro fondo. Quindi vediamo un attimo quali sono questi programmi nazionali. Nessuno dei programmi nazionali in questo momento ha ancora la decisione di esecuzione, però noi li conosciamo, quindi possiamo brevemente parlarne. E poi vorrei anche molto rapidamente introdurre uno strumento ancora un pochino, tra virgolette, sottovalutato, che sono i piani di sviluppo e coesione. I piani di sviluppo e coesione non sono finanziati dai fondi, lo sottolineo 3 volte, ma sono finanziati dal Fondo di Sviluppo e Coesione, che è costituito da risorse nazionali istituite a valere sul bilancio dello Stato e che però finanziano, che hanno gli obiettivi dei fondi, nel senso che sono fondi per la coesione e per lo sviluppo regionale. Tra l'altro, l'FSC ha una riserva finanziaria molto importante per le regioni del Mezzogiorno perché deve allocare
nella regione del Mezzogiorno l'80%, diciamo, delle risorse. Allora, accordo di partenariato. Ecco, qui vi ho riportato l'indice dell'accordo di partenariato. Che troviamo nell'accordo di partenariato? Una giustificazione di perché in Italia sia importante assumere i 5 obiettivi strategici del 21-27 e quali sono gli obiettivi specifici importanti, diciamo, per il nostro paese, in particolare come questi obiettivi specifici devono essere declinati. Ci sono, diciamo, varie altre informazioni, per esempio quella sulla concentrazione tematica di cui vi dicevo, e poi ci sono tre aspetti che hanno una ricaduta particolare su di noi, che sono l'elenco dei programmi regionali e nazionali con le loro dotazioni finanziarie, gli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa, e questo anche per noi è molto importante, e poi la descrizione dell'approccio integrato diretto ad affrontare le sfide demografiche o le esigenze specifiche delle regioni e delle aree. Cioè, in sostanza, come vanno impostate le strategie territoriali, in particolare nell'ambito, ricordate, dell'obiettivo strategico 5 sull'Europa più vicina ai cittadini. E quindi le strategie di tipo urbano e le strategie di tipo non urbano, che per scelta nel nostro paese, e noi questo lo troviamo nell'accordo di partenariato, sono concentrate sulla strategia nazionale per le aree interne. Strategia nazionale per le aree interne, naturalmente noi sappiamo poi che le aree interne sono comunque definite, insomma, a livello delle regioni. Sulla capacità amministrativa c'è una particolarità a cui accennerò fra breve. E quindi quello che c'è in sintesi, ecco, una parte dell'accordo di partenariato è riferita alla giustificazione degli obiettivi selezionati. Questa è una parte interessante, secondo me, per una lettura. Ad esempio, perché noi riteniamo importante, perché l'accordo di partenariato ritiene importante intervenire negli ambiti degli obiettivi strategici e degli obiettivi specifici dei regolamenti. Ad esempio, perché abbiamo una spesa per ricerca e sviluppo ancora molto bassa rispetto alla media europea, perché l'uso dei sistemi di digitalizzazione è ancora modesto, sia della componente di infrastrutture sia della componente di servizi. Molti di noi, purtroppo, e anch'io abito, diciamo, in una cittadina, insomma, relativamente piccola, sperimentiamo questo problema. Perché la quota di occupati, diciamo, con professionalità tecnologiche è ancora bassa. Qui stiamo nell'obiettivo strategico 1. Perché abbiamo una quota elevata di popolazione in aree a rischio naturale, perché le nostre reti di distribuzione idrica sono piene di buchi, perché i conferimenti dei rifiuti in discarica sono ancora eccessivi, perché non investiamo abbastanza su biodiversità, su qualità dell'aria, sul recupero dei siti inquinati, perché le nostre infrastrutture di mobilità, in particolare nel Mezzogiorno, sono carenti. Questa è un'esperienza nostra quotidiana, comune. Perché ci sono tassi di occupazione insufficienti, disoccupazione elevata, perché giovani e donne hanno bassi tassi di occupazione, perché la dispersione scolastica è alta, perché le persone che partecipano ad attività di apprendimento lungo l'arco della vita, la cosiddetta formazione continua, sono poche, perché la povertà sta esplodendo, perché le città sono inquinate, hanno ampie porzioni in stato di degrado fisico, perché le aree non urbane tendono allo spopolamento, diciamo, all'isolamento. Questo è perché noi facciamo i fondi, no? Perché utilizziamo i fondi. Nel caso specifico, io molto rapidamente, un po' come sollecitazione, vi volevo presentare qualche dato in particolare, diciamo, sul versante un po', diciamo, delle emissioni dell'FSE Plus.
Per esempio, una priorità è quella della condizione giovanile. Ecco, vedete, la quota delle persone che non lavorano, non studiano e non sono in formazione, quindi dei ragazzi che non fanno niente, questi sono dati dell'Istat e dell'Eurostat, cioè l'Istituto Statistico Europeo, è altissima, come vedete, cioè in Sicilia 37%, nella media italiana il 23%, nella media dell'Unione Europea il 13%. Allora, questo dato, questo grafico lo sfrutto per fare questa sottolineatura. Il problema non sono le regioni meno sviluppate, il problema è l'Italia, perché voi vedete, certo, la Sicilia, come la Campania, come la Calabria, ancora di più, hanno degli alti gap rispetto a questi indicatori, ma il gap fra l'Italia nel suo complesso e l'Unione Europea è anch'esso altissimo. E quindi noi abbiamo un problema nazionale e ancora di più un problema regionale, però abbiamo soprattutto un problema nazionale. Questa problematica è molto evidente anche nei tassi di occupazione. Ecco, vedete, la differenza fra tassi di occupazione, cioè noi abbiamo una situazione in cui i nostri tassi di occupazione, cioè in sostanza la percentuale degli occupati sul totale delle persone in età lavorativa, è bassa in generale, insomma, rispetto all'Unione Europea, è relativamente più bassa in Italia, è relativamente più bassa in Sicilia. Ma quello che fa particolarmente impressione è il cosiddetto gap, diciamo, di genere, nel senso che la differenza tra i tassi di occupazione maschili e femminili, vedete com'è ridotta nella media dell'Unione Europea, e invece man mano che consideriamo Italia e Sicilia, vedete come questo gap si aumenta, e questa è una delle criticità più gravi, insomma, che noi abbiamo, su cui cerchiamo di intervenire con i nuovi fondi. È una criticità sia in termini, come posso dire, di diritti e di inclusione, ma anche in termini di risorse professionali, cioè ci sono quote della popolazione che rinunciano a dare il loro apporto al lavoro, insomma, al mercato del lavoro, all'economia. Le persone a rischio di povertà, anche qui, e tra l'altro questi sono dati del 2019, non li ho aggiornati, ma sono esplosi, diciamo, nell'ultima fase, in particolare dopo la pandemia, quindi anche questa è una problematica su cui dobbiamo intervenire. Qui, diciamo, ne ho preso uno fra i tanti, la percentuale di alunni con competenza numerica non adeguata, diciamo che anche qui, insomma, ci vede nella condizione di dover fortemente intervenire. Tra l'altro, qui c'è un po' quell'aspetto culturale, come dire, culturale in senso deteriore, insomma, ecco, da combattere, insomma, quello del gap, diciamo, all'interno di un gap elevato in termini di competenze numeriche. Il gap misurato rispetto alla componente delle ragazze, diciamo, è ancora più grande, insomma, questo elemento. Insomma, sono cose di cui liberarsi. Ecco, invece volevo un attimo presentarvi questa informazione che ha un contenuto operativo, nel senso che noi, come enti locali, possiamo essere beneficiari non solo del programma regionale, dei programmi regionali del FESR e dell'FS Plus, ma anche dei programmi nazionali. Allora, una quota importante, circa il 35% delle risorse complessivamente a disposizione dei fondi strutturali 21-27 sta su programmi nazionali. Perché fare programmi nazionali? Spesso si è dibattuto della effettiva utilità, necessità dei programmi nazionali, però alla fine noi li abbiamo sempre avuti, il DIPCO, il Dipartimento delle Politiche di Coesione, che è il, diciamo, come dire, coordinatore delle politiche di coesione del nostro paese, dice che servono a assicurare un'offerta più uniforme di alcuni servizi essenziali per i cittadini, oppure
sviluppare strategie coordinate, per esempio una strategia coordinata in materia di aree di città metropolitane. Su questo molto rapidamente fra breve torniamo. Quali sono questi programmi? Ricerca, innovazione e competitività, finanziato dal FESR, solo dal FESR e gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico. Scuola e competenze del Ministero dell'Istruzione, giovani, donne e lavoro, Ministero del Lavoro, cultura, Ministero Bifondo del Ministero della Cultura, sicurezza per la legalità, finanziato dal Ministero dell'Interno, inclusione e la lotta alla povertà, del Ministero del Lavoro. Metro Plus Città Medie del Sud, che è a titolarità dell'Agenzia della Coesione Territoriale, che è l'agenzia che opera come dire, a sostegno diciamo, del Dipartimento delle Politiche di Coesione, Equità nella Salute, gestito dal Ministero della Salute, Capacità per la Coesione e un programma nazionale dedicato al Fondo per una transizione giusta. Che abbiamo detto, insomma, cos'è il Fondo per la Transizione Giusta? È un fondo specifico, distinto da FESR e Fondo Sociale. Noi ne abbiamo parlato molto perché in effetti non si applica in Sicilia, è focalizzato su due aree italiane, che hanno particolari necessità di riconversione, ambientale e anche economica, che sono Taranto e Sulcis. Le dotazioni dei programmi nazionali, qui approfitto, diciamo, per rimandarvi a questa pagina di Open Coesione, dove tiene traccia in maniera puntuale dei programmi man mano approvati, identificando le decisioni di approvazione da parte della Commissione europea e rimandando ai documenti rilevanti, cioè il programma approvato. E ai siti di riferimento. E come vedete, questi per esempio sono i programmi diciamo dove c'è il FESR o dove ci sono entrambi, FESR e Fondo Sociale Europeo Plus. Vedete per esempio come alcuni di questi programmi siano di dimensione molto ampia. Per esempio, il Programma Nazionale su Ricerca, Innovazione e Competitività. A 5,6 miliardi di euro, il programma su inclusione e lotta alla povertà a 4 miliardi di euro. Diciamo, questi li ripete, insomma, in realtà, diciamo, le due, come dire, il filtro ti permette di vedere quelli dove c'è il FESR e quello dove c'è il Fondo Sociale, però in effetti parecchi di questi programmi sono bifondo. Finanziati allo stesso tempo da FESR e Fondo Sociale. Un breve approfondimento vorrei farlo sul programma nazionale Metro Plus Città Medie del Sud, che è a titolarità, come abbiamo detto, dell'Agenzia per la Coesione. Questo è particolarmente rilevante. Perché in particolare interviene in tre grandi città siciliane, che sono Catania, Messina e Palermo, ovviamente in ordine alfabetico. Ha una dotazione importante, circa 3 miliardi di euro, agisce sia al centro-nord che nel mezzogiorno, concentrandosi su 14 città metropolitane. La definizione normativa di città metropolitana è un pochino più ristretta di quella adottata nel programma. Insomma, comunque interviene nelle grandi aree metropolitane, diciamo, del nostro paese e in particolare, diciamo, in Sicilia interviene su Palermo, Messina e Catania. Quali sono le priorità del programma? Ecco, in generale i programmi sono molto tematici. Nel senso che si riferiscono ai settori tipici, diciamo, dell'amministrazione che li gestisce, la salute o l'innovazione. Questo è un programma, invece, molto articolato anche dal punto di vista, come si dice, funzionale, settoriale.
Allora, noi abbiamo qui, vedete, queste priorità, cioè gli assi prioritari. Agenda digitale, innovazione urbana, sostenibilità ambientale, mobilità urbana multimodale sostenibile, servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale, servizi finanziato dall'FSE Plus, servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale dedicato specificamente alle città medie, su questo fra breve vi dirò, infrastrutture per l'inclusione sociale, FESR, città medie, rigenerazione urbana e poi due assi, due priorità, scusate, di assistenza tecnica di FESR e di FSE Plus. Questo programma c'era già nel 14-20, come sapete benissimo. Nel 21-27 è stato riproposto, è stato considerato un programma di buon impatto, con una novità sostanziale, cioè che oltre alle città metropolitane, possono partecipare non in qualità di organismi intermedi come le grandi città, bensì in qualità di beneficiari, possono partecipare le cosiddette città medie, nell'ambito di assi a loro dedicate. Il meccanismo di attuazione quindi sarà più leggero, insomma, nel senso che le città medie non saranno organismi intermedi, ma appunto saranno beneficiari intermedi. Che significa questo? Che questo programma è fortemente basato sulla capacità attuativa delle città metropolitane, che assumono il compito di organismi intermedi. Che sono gli organismi intermedi? Sono degli organismi che attuano parti del programma e quindi hanno, come se fossero delle piccole autorità di gestione, sulla parte dei programmi a loro riservate. E quindi, insomma, è una particolarità, insomma, giusta, una complessità attuativa. Diciamo che gli interventi dovrebbero essere dedicati alle città metropolitane che, come sapete, nel nostro paese coincidono con le province di riferimento. Nel 14-20 questo legame è stato un po' lasco, nel senso che insomma, non proprio attuato, insomma, nel senso che poi in realtà gli interventi si sono concentrati soprattutto nei comuni capoluogo, però questi sono gli interventi che dovrebbero rivolgersi al complesso delle città metropolitane e quindi anche ai comuni che sono nella fascia di riferimento, alle cosiddette aree funzionali, comuni che sono nella fascia di riferimento dei capoluoghi. Il tema delle città medie non è ancora ben definito, nel senso che il programma non è stato ancora approvato e quindi in questo momento non è ancora chiaro quale sarà la definizione di città medie, per esempio le città superiori a 50.000 abitanti. Questo è un aspetto per cui dobbiamo avere un pochino di pazienza, nel senso che, ripeto, il programma sta per essere approvato. Però non ci sono ancora indicazioni stringenti su questo punto. Quindi bisognerà aspettare, credo, una settimana, 10 giorni, che il programma venga effettivamente approvato. Sono per adesso indicazioni informali. Vediamo che cosa ci possiamo fare con questo programma, diciamo, con questo PON metro. Priorità 1, agenda digitale metropolitana, supporto alla domanda ai servizi digitali da parte di cittadini e imprese, riqualificazione di contesti urbani meno utilizzati, rivitalizzazione di contesti produttivi sostenendo piccole realtà imprenditoriali locali. Quindi digitalizzare attraverso infrastrutture, attraverso servizi, cioè attraverso sostegno alla capacità di utilizzare servizi digitali e utilizzare, diciamo, le tecnologie digitali per rivitalizzare contesti produttivi e le realtà imprenditoriali locali. Sostenibilità ambientale con azioni, ecco qui non avrei nemmeno bisogno, diciamo, di sottolinearlo, però ogni priorità è suddivisa in azioni. Il passato, solo che li chiamavamo assi, diciamo così, le priorità sono, per esempio, sostenibilità ambientale,
articolata in rinnovo infrastrutture pubbliche, illuminazione pubblica, smart lighting, riqualificazione energetica di edilizia pubblica anche residenziale, fonti energetiche rinnovabili e comunità energetiche, protezione degli effetti del cambio climatico, mitigazione degli effetti sul clima, prevenzione e protezione dei rischi di catastrofe, infrastrutture, impianti, soluzioni pratiche per l'economia circolare, interventi di ripristino, recupero ambientale, bonifiche e riduzione dell'inquinamento in aree urbane degradate, interventi per il rafforzamento della componente naturale urbana, la realizzazione e il potenziamento di infrastrutture verdi e blu in ambito urbano. Ecco, mentre leggo queste cose, sicuramente mi verrà in mente il tema della demarcazione, nel senso che sono ambiti su cui intervengono più strumenti. Soprattutto adesso, poi che mettiamo in mezzo anche le città medie, soprattutto considerando che su molti di questi aspetti c'è il PNRR, quindi il tema della demarcazione diventa un tema molto delicato. Priorità 3, mobilità urbana, materiale rotabile per i servizi TPL e relative infrastrutture di ricarica, sistemi di trasporto veloce di massa, servizi e infrastrutture per la mobilità sostenibile, sistemi e servizi di trasporto digitalizzati. Priorità 4, servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale, misure di riduzione del disagio e incentivazione attiva per soggetti vulnerabili, sostegno all'economia sociale, rafforzamento della rete di servizi del territorio, sostegno all'attivazione e coinvolgimento del terzo settore, integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale. Priorità 5, città medie, misure volte a sostenere l'inserimento occupazionale e favorire la partecipazione attiva dei gruppi svantaggiati, rafforzamento della rete dei servizi del territorio attraverso azioni coordinate di inclusione e di innovazione sociale. Priorità 6, servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale, città medie, realizzazione di infrastrutture e spazi per ospitare attività e servizi per l'inclusione socio-economica, quindi qui siamo in versante FESR. Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici, dei servizi turistici e culturali come strumento di inclusione e di innovazione sociale, interventi di carattere specifico dell'obiettivo di policy 5, quello dell'Europa più vicina ai cittadini, misure di riqualificazione, protezione, sviluppo e promozione dei beni e servizi turistici, del patrimonio e dei servizi culturali, progetti di territorio. Piano di finanziamento, vedete 3 miliardi di stanziamento complessivo per il programma, di cui 1,945 nelle regioni meno sviluppate e 1 miliardo circa nelle regioni più sviluppate. Sembrano molti soldi, in realtà non lo sono, e quindi immagino, insomma, che come dire, dovranno essere dei progetti bandiera, insomma, sostanzialmente un po' ad essere finanziati, insomma, come dire, dei progetti in grado di creare capitalizzazione, cioè di creare esperienze, insomma, rispetto poi all'intervento ordinario sulle città metropolitane. Mi piacerebbe avere più tempo, insomma, per commentare con voi questi dati. Le città metropolitane stanno perdendo popolazione. Questi dati, tranne che in alcuni casi. Allora, però mi interessa un attimo con voi cercare come dire, di sollecitare, insomma, la vostra attenzione su questo. Dal 2014 al 2022, vedete come le uniche città che mantengono la loro popolazione sono Bologna, più 1,7%, Milano più 2,3% e Roma più 0,7%. Tutte le altre città vedono una perdita di popolazione. Tutte le altre città metropolitane, qui stiamo parlando di città metropolitane, quindi parliamo sostanzialmente delle province. In alcuni casi la perdita è altissima, come a Reggio Calabria, come a Palermo, come a Messina addirittura. Perché qui sono misurate rispetto al 2014? Perché il 2014 è un anno chiave nella nostra evoluzione demografica, cioè è l'anno a partire dal quale per il nostro paese, nel suo complesso, la popolazione ha cominciato a diminuire. Le città metropolitane non sono esenti da questa tendenza. Quindi noi parliamo in generale di spopolamento, quando parliamo di spopolamento pensiamo alle aree interne. Adesso dobbiamo cominciare a pensare allo spopolamento anche
per le città metropolitane. Quali sono le uniche città metropolitane che resistono? Qui il contesto generale è un contesto con tassi di crescita naturale che diminuiscono. Perché diminuiscono i tassi di natalità? Perché aumentano i tassi di mortalità. I tassi di mortalità aumentano non per effetto, un pochino anche per effetto, diciamo, di quello che sappiamo, della pandemia, eccetera, ma aumentano perché la popolazione invecchia. Quindi il tasso di crescita naturale che si riduce e in alcuni casi comincia ad avere, anzi in quasi in tutti i casi, comincia ad avere un valore negativo, e tassi migratori che non compensano la perdita di popolazione naturale. Questo dappertutto tranne che nelle uniche città attrattive per tassi di mortalità naturale, cioè gente che muore. Invece il resto me lo vedo come tassi di, diciamo, come tassi di migra tassi migra come saldi migratori, sostanzialmente. Le uniche città che salvano la loro popolazione sono quelle con alti tassi migratori, cioè dove ci sono ancora degli afflussi di persone. Ma la gran parte, e questi sono Bologna, Milano e Roma. Tutte le altre città metropolitane perdono popolazione. La perdono perché si riduce la crescita o si va in negativo la crescita naturale, cioè c'è una decrescita naturale. E i saldi migratori sono negativi o comunque non compensano la riduzione dei saldi naturali. Questa è una tendenza strutturale. E quindi quando noi riflettiamo sulle politiche urbane, dobbiamo tenerlo presente, in termini anche di riflessi sulla pianificazione territoriale e sull'uso del suolo. Questa è una cosa che sicuramente interesserà chi di voi, molti di voi immagino architetti e urbanisti, insomma è una questione che anche io trovo molto, insomma, sfidante, quindi mi sono permesso, diciamo, di sottoporvela. Allora, faccio soltanto proprio due punti brevissimi ancora. Vi sottolineo l'interesse del Programma Nazionale Capacità per la Coesione. Questo programma nazionale è la replica, però con numerose modifiche, del PON Governance 2014-2027 e diciamo fa parte della strategia complessiva di accrescimento della capacità amministrativa delle organizzazioni, delle istituzioni che attuano i fondi. Il programma nazionale, tra l'altro, prevede che vengano fatti a livello delle amministrazioni titolari dei programmi che vengono fatti dei piani di rigenerazione amministrativa. Hanno cambiato nome rispetto a 14-20, hanno cambiato anche un po' l'organizzazione, però sono interventi diretti ad aumentare la capacità amministrativa di chi attua e di chi attua i fondi e quindi anche dei beneficiari. E quindi, per esempio, noi in Sicilia avremo un piano di rigenerazione amministrativa che prevede interventi sulle capacità anche dei beneficiari e che è gestito dal Dipartimento della Programmazione. Nel 14-20 i piani di rafforzamento amministrativo avevano una governance un pochino diversa. Ecco, che ci trovo dentro capacità per la coesione? Ci trovo il finanziamento di azioni mirate di reclutamento. Ci trovo un impegno diretto, su questo però dobbiamo aspettare che esca il programma, perché credo che non tutto fosse pienamente definito, ma un impegno diretto dell'Agenzia per la coesione delle realtà del Mezzogiorno cosiddette più fragili, quindi con un supporto in loco, e questo nell'ambito del primo asse del programma, e poi nel secondo asse un rafforzamento delle cosiddette strutture di coordinamento della coesione, quindi azioni di sistema, digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche, diffusione di modelli di economia circolare e così via. La parte più interessante, diciamo, al nostro livello è la prima, nel senso che sono previste sia azioni di reclutamento di professionalità destinate agli enti locali delle regioni meno sviluppate, sia un impegno diretto dell'Agenzia nelle realtà del Mezzogiorno più fragili. Con, come si dice, un supporto on site, cioè si suppone che ci siano come dire, un'erogazione di assistenza diretta
in alcune realtà. Adesso vedremo se sono le aree interne o se sono le altre. Questo ve lo anticipo, però bisogna avere ancora qualche giorno di pazienza per aspettare che esca il programma. Un ultimissimo punto: nel prossimo incontro parleremo di strategie territoriali, lo associamo alla programmazione regionale. Un ultimissimo punto sono i piani di sviluppo e coesione. Questo ve lo accenno, ve lo anticipo perché è una importante fonte di finanziamento, non tanto adesso, ma in prospettiva. Allora, che ha fatto, diciamo, il governo, insomma, il CIPES, insomma, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile? Ha detto tutta la pletora di strumenti finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione dal 2000 ad oggi. Cerchiamo di inquadrarli, in particolare per le somme ancora da impegnare, all'interno di uno strumento unitario. Questo strumento unitario è il Piano Sviluppo e Coesione. Ogni amministrazione nazionale e centrale ha un suo piano di sviluppo e coesione. Quindi anche la Sicilia ha un piano di sviluppo e coesione, finanziato, e qua è importante, diciamo, che io lo dica in maniera netta, diciamo, per evitare equivoci. Finanziato non dai fondi, ma finanziato da risorse nazionali. L'FSC, il Fondo di Sviluppo e Coesione, sono risorse nazionali per la coesione e il riequilibrio regionale, con un 80% di riserva a favore del Mezzogiorno. C'è in particolare una delibera del 2021 che ha istituito i piani di sviluppo e coesione. I vari strumenti. Adesso gli daremo anche brevissimamente, diciamo, proprio uno sguardo giusto per sollecitare qualche ricordo. Sostanzialmente, i vari strumenti con i relativi progetti sono articolati in 12 aree tematiche che hanno un'ampia convergenza con quelle dei fondi. FSC e fondi hanno una omogeneità di approccio, cioè in sostanza sono risorse che potremmo definire complementari. Cioè sono organizzate intorno alle stesse priorità. Vedete, queste aree, 12 aree tematiche, come ricorrono temi che, insomma, che sono ampiamente trattati dai fondi, la digitalizzazione, la cultura, la competitività, i trasporti e così via. Quindi noi abbiamo questi quadri unitari in cui tutti questi strumenti sono, come si dice, riclassificati in base a queste 12 aree tematiche. Il CIPES ha decretato i vari piani nazionali e regionali e noi adesso abbiamo anche un PSC della regione siciliana, vedete, approvato con una delibera di aprile 2021. Ecco, questo serve giusto un po' a capire come i vari strumenti di programmazione, Intesa Sicilia, i vari APQ, eccetera, siano stati riclassificati in questo nuovo strumento programmatico. Allora, ecco, vedete, per esempio, ci sono delle risorse che rivengono dal 2000-2006, in totale sono 7 miliardi di euro, quindi una somma molto importante di risorse che dovranno essere utilizzate in tempi relativamente brevi per completare le progettazioni che sono state avviate o definite su questi vari strumenti. Probabilmente qualcuno di voi già si trova a lavorarci, però qual è l'aspetto più importante di questo? L'informazione più importante è che nel 21-27 i piani sviluppo e coesione saranno confermati con nuove risorse. Sono in corso di definizione, quindi noi che cosa avremo? Avremo dei piani articolati in queste 12 aree tematiche, finanziate da risorse nazionali, l'FSC, e attuate a livello delle diverse amministrazioni e quindi anche a livello della regione siciliana, con modalità sostanzialmente analoghe a quelle dei fondi. In questo momento noi sappiamo che l'FSC ha una dotazione per il 21-27 molto importante, come vedete, di circa 74 miliardi di euro. E quindi abbiamo davanti un'altra formidabile
fonte finanziaria che potrà essere utilizzata, anzi in gran parte sarà utilizzata anche a livello del territorio. E quindi anche su questo abbiamo un po', come posso dire, mantenere un po' le antenne, insomma, dritte per capire, insomma, come si evolverà, non come, ma quando si evolverà questa materia, quando diventerà opportunità concreta di utilizzazione di fondi.